Il lavoro di Paola Citterio, probabilmente complice il fatto che utilizza materiali tessili, lana e ferro, è sembrato fin dall'inizio particolarmente adatto e compenetrato allo spazio di Via Sassetti dove risiede la Fondazione Kenta. E infatti la sua prima visita allo spazio è stata, direi, emozionante, in quanto lei ha sentito immediatamente un flusso di energia e di proprio di partecipazione a questo spazio che si è tramutato subito dopo in un invio di foto da parte sua, in cui già si capiva che lei si era già appropriata dei volumi e degli spazi. E così, di seguito al nostro primo assenso a procedere appunto a questo progetto, subito dopo lei ha prodotto una serie di disegni che sono incredibilmente paragonabili al risultato attuale. E quindi diciamo che questa compenetrazione tra Paola Citterio e lo spazio di Via Sassetti è cresciuto immediatamente, fin dal primo approccio. E una cosa che vorrei aggiungere è come questo materiale in questo spazio faccia proprio parte di esso, come se fosse lì da sempre, ecco. Questa è la mia sensazione anche personale. Spazio, diciamo, Sassetti è magnifico, ricorda certi edifici in cui a Berlino già 25-30 anni fa facevano delle mostre collettive, organizzavano con artisti e ognuno si esprimeva in una stanza. L'ho già visto qui durante il Salone del Mobile, ma questa esposizione, questa mostra
di Paola Citterio fa vedere quanto lei sia innamorata degli spazi industriali o degli spazi commerciali, dove una volta c'era un'attività commerciale. Non per niente vive a New York, una città dove, per affermazione stessa dell'artista, la vita non si ferma mai. Il protagonista di questa mostra è il feltro, ma sapienza, amore e virtute. Sua nazion sarà fra feltro e feltro. Questo dice Dante nel primo canto della Divina Commedia, e le interpretazioni sono state molteplici. Da chi voleva cercare, essendo feltro scritto maiuscolo, un luogo geografico, a chi invece ha voluto vedere nel feltro la magia di un materiale umile ma morbido come il cashmere, cioè un materiale simbolico. Qui lo vediamo accostato al colore rosa, che è l'altro protagonista di questa mostra. Cioè il feltro, si dice anche che nella capanna di Betlemme fosse Gesù adagiato nel feltro. Questo è nel commentario, sono vari commentari alla Divina Commedia. Ma la magia di questo materiale, che vediamo lavorato da Paola Citterio ulteriormente, perché lo punge di continuo, attrae, affascina, viene voglia di abbracciarlo, il feltro che si vede sopra, non tanto questo del liquido amniotico dell'ultima stanza, quanto quello che c'è sopra. I musicisti si ispirano ai musicisti, ma ispirandosi non copiano, si somigliano e creano qualcosa di diverso. Dopo Louis Bourgeois, dopo Christian Boltanski, vedere una mostra così e così diversa e così ispirata è bello, e si esce con molti pensieri nella mente, come quando si va a vedere un film o si legge un libro che ti segue nei giorni successivi e si deposita con delle suggestioni. Ecco, quindi questo grande feltro di Sassetti questo grande feltro di Paolo Citterio a Sassetti racconta molte cose.